Sono molto contento di essere in questa manifestazione, fra le prime manifestazioni degli avvocati di Napoli Nord, e spero che presto si faccia questo Consiglio dell'Ordine e soprattutto che presto parta davvero questo Tribunale, perché come io sono cittadino che fa parte di questo circondario e spero che questo Tribunale sia una risposta ai tanti problemi, tantissimi, che riguardano una quantità incredibile di illegalità che ci siano in questa zona. Sulla legge, luci ed ombre, devo dire parecchie ombre, qualche luce soprattutto per la capacità di intervenire. C'è una filosofia di fondo che devo dire convince poco sul fatto che si è per l'ennesima volta pensato da parte del legislatore, devo dire forse anche giustamente, nel dare una risposta emozionale, lo ha ammesso il senatore con grande correttezza ma anche con grande chiarezza. Per dare una risposta emozionale, come al solito, si è caricato il processo penale delle risposte da dare ai cittadini. Ci lamentiamo sempre che il processo penale funziona malissimo, che funziona ancora peggio. In questa legge ci sono una serie di norme che rendono molto più difficile il funzionamento del processo, me lo faccia dire, perché questa è una legge che sul piano degli appesantimenti, degli adempimenti che gravano sulle procure, ma anche sugli uffici giudiziari, rischia di essere un appesantimento significativo, nei confronti del quale io credo che non ci saranno i vantaggi che ci aspettiamo. Ovviamente ci sono una serie di cose positive anche dal punto di vista processuale che dirò, ovviamente, dicevo, ci sono anche aspetti positivi e secondo me ce n'è uno che va immediatamente rimarcato, lo diceva prima l'avvocato di Foggia. L'Italia ha firmato con grande velocità la Convenzione di Istanbul e qui ci sono già una serie di cose che intervengono ad anticipare la Convenzione di Istanbul. Sarebbe stato molto meglio, dico avvocato, un legislatore serio avrebbe attuato la legislazione di Istanbul non prendendo solo un pezzo, ma in questa legge ci sono sicuramente delle cose che prendono da parte, cioè che attuano già da adesso la Convenzione di Istanbul, così come ci sono delle cose che già attuano in modo positivo un'altra direttiva europea che deve essere ratificata entro il 2015, che è la direttiva sulle vittime di reato. Ma anche in questo caso, per l'ennesima volta, forse sarebbe stato meglio un intervento molto più organico. Quali sono i passaggi principali di questa legge dal punto di vista degli interventi processuali? Ovviamente non li dirò tutti, ma li dirò in parte. L'idea del legislatore è stata quella di rinforzare i meccanismi delle misure cautelari non custodiali, giustamente. Stiamo parlando di reati che sono reati tipici di violenza domestica, nei quali l'intervento custodiale di per sé non può essere utile, cercando di rafforzare soprattutto quelle misure che erano state già introdotte nel 2001, nel 2009, cioè le misure del 282 bis e del 282 ter, l'allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinarsi ai luoghi nei quali si trova la vittima del reato. E lo si è fatto sia da un lato estendendo i reati che per esempio consentono di applicare l'articolo 282 ter, modificando il sesto comma con i reati che possono essere individuati, che possono fare da fondamento di questa misura cautelare, e lo si è fatto quindi consentendo una più ampia possibilità di intervenire. Ma quello che diciamo caratterizza la novità rilevantissima di queste misure cautelari è l'intervento in fase cautelare della persona offesa. Questa è una novità in qualche modo molto significativa, io direi clamorosa, che si sposa malissimo col sistema del codice, perché per quanto riguarda i meccanismi di revoca della misura cautelare all'interno del 299 del codice di procedura penale si è previsto espressamente un intervento interlocutorio della persona offesa. Ora io devo dire che è un intervento interlocutorio, fra l'altro, che è previsto a pena di inammissibilità dell'istanza del difensore, cioè il difensore che chiede la revoca di una delle misure cautelari per reati di violenza domestica deve notificare la persona offesa la sua richiesta, perché la persona offesa possa interloquire. Ora, a me sembra, dal punto di vista della filosofia del codice, una situazione che è fuori dal mondo. Le misure cautelari non rispondono alle esigenze di tutela della persona offesa, le misure cautelari rispondono alle esigenze che sono quelle del 274 del codice di procedura penale, le esigenze cautelari, non certo le esigenze di tutela della persona offesa. E domanda, l'interlocuzione della persona offesa che cosa potrà aggiungere rispetto ai fatti che sono già considerati nel processo? Significherà semplicemente rigettare ancora una volta nei confronti del processo penale quelle che sono le vicende di rapporti interpersonali.
La persona offesa che interloquisce, che cosa potrà dire? Tenetelo in carcere, tenetelo lontano dall'abitazione, eccetera. Ma è questa la funzione del processo penale? Non credo affatto. E fra l'altro questa è un'interlocuzione che rischia di essere sterile, perché la persona offesa interloquisce ai sensi dell'articolo 121, ma poi non può fare appello ai sensi dell'articolo 310 del codice di procedura penale. Un'interlocuzione che mi sembra più un tentativo di tacitare le coscienze piuttosto che uno strumento utile dal punto di vista processuale. E questa persona offesa, che ha visto aumentare significativamente i diritti all'interno del processo, alcuni in senso positivo, altri in senso negativo, ha per esempio diritto a avere sempre l'avviso di conclusione indagine. No, mi faccio dire, avvocato, che in questo caso, la chiamo avvocato più che senatore, perché questa è una cosa da avvocato, che il criterio utilizzato è un criterio veramente poco comprensibile, perché una volta ci si preoccupa della persona offesa dei reati di cui all'articolo 572-612 bis, un'altra volta si parla in generale di persone offese di reati di violenza, categoria che fra l'altro non esiste nel codice penale, che significa che anche per le lesioni semplici bisognerà da domani prevedere l'obbligo a carico del pubblico ministero che chiede l'archiviazione di notificare l'avviso, diciamo, della richiesta di archiviazione anche fuori d'avviso. È una indicazione razionale. Io credo che non è un'indicazione particolarmente razionale, rischia di essere un aggravio non particolarmente utile, atteso che esisteva già un meccanismo che consentiva alla persona offesa di interloquire se ne avesse interesse, bastava mettere un'indicazione microscopica all'interno della querela: chiedo di essere avvisato. Perché creare questo meccanismo di aggravio che riguarda non solo però i reati di stalking e di maltrattamento, tutti i reati di violenza? E ancora, l'avviso di conclusione indagine oggi viene previsto che deve essere notificato alla persona offesa dei reati di maltrattamento e di stalking. Ma è evidente che c'è una irrazionalità profonda, perché però domani si potrà dire la persona offesa delle lesioni personali gravissime non avrà diritto a questo stesso avviso? Perché le persone offese, i parenti dei danneggiati dagli omicidi non hanno diritto a questo identico meccanismo? Io credo che sia inserito un meccanismo a fisarmonica per quanto riguarda le tutele delle persone offese, senza un meccanismo di razionalità e di coerenza, cioè ora utilizzando una persona offesa, un concetto più ampio, ora i reati di violenza, ora i reati di stalking, ora i reati di maltrattamento, ma soprattutto creando all'interno del processo penale una serie di meccanismi che sono assolutamente estranei al processo penale. Una delle ragioni per le quali il processo penale nacque era quella di cercare di separare gli interessi delle parti civili, anzi che è un falor separazione, se ci hanno insegnato quando abbiamo studiato questo codice di procedura penale rispetto alle questioni civili. Oggi invece no, noi introduciamo sempre più meccanismi di accusa privata, e devo dire nascono anche un po' di sfiducia nei confronti dell'accusa pubblica. Allora decidiamoci, nei confronti di questa accusa pubblica abbiamo sfiducia perché non fa fino in fondo il proprio dovere, o è eccessiva come qualcun altro dice? Decidiamo qual è il ruolo del pubblico ministero, perché a volte lo accusiamo di essere iperinterventista, altre volte lo accusiamo di essere poco interventista, tant'è che gli mettiamo a fianco una persona offesa che deve sistematicamente pungolare. Ovviamente, dicevo, ci sono delle cose intelligenti in questa legge, e a me piace moltissimo la misura di quell'articolo 384 bis, è una scelta intelligente, una misura che può essere adottata fin dalle indagini, dalla polizia giudiziaria, che quando verifica che ci sono una serie di presupposti, che sono quelli del rischio della incolumità individuale, ma anche dell'incolumità psichica, può disporre immediatamente l'allontanamento dalla casa, nell'immediatezza, come misura cautelare alternativa a quella che può essere per esempio gli arresti domiciliari, che finirebbero per essere una sorta di danno maggiore, o la custodia in carcere, che in questi casi serve assolutamente a nulla. E devo dire che quella norma è una norma intelligente, perché è anche strutturata in modo da dare garanzie. La polizia giudiziaria la può adottare solo con autorizzazione scritta o orale, ma convalidata per iscritto dal pubblico ministero. È previsto un meccanismo di convalida, e in sede di conversione è stato persino previsto intelligentemente che si possa introdurre la possibilità del giudizio direttissimo. Quindi quella è una norma intelligente, così come devo dire, mi sembra una norma intelligente l'estensione
della possibilità di svolgere intercettazioni telefoniche nel reato di stalking. Il reato di stalking è il classico reato che si svolge attraverso le attività di comunicazione, quindi ben venga questa attività di questo tipo. Ho detto degli avvisi delle persone offese, mi sembra intelligente l'idea di prevedere che la proroga delle indagini per questi tipi di reato possa essere fatta una sola volta. Sono reati tendenzialmente abbastanza semplici dal punto di vista della capacità e della scelta di individuare la responsabilità, per cui non ha senso prevedere una doppia diciamo proroga. Così come mi sembra interessante anche i meccanismi che hanno ampliato la possibilità di prevedere le audizioni protette a tutte le vittime di una serie di reati e la possibilità quindi di effettuare anche incidenti probatori in questo senso. Concludo diciamo un intervento che ovviamente ha spaziato in modo veramente velocissimo. Sul gratuito patrocinio non posso che essere favorevole, ci mancherebbe altro. E come diciamo, possiamo dire che il gratuito patrocinio siamo contro? Devo dire con onestà che l'ampliamento del 101 mi sembra diciamo una di quelle norme che si comprende poco, però diciamo sul gratuito patrocinio io sono assolutamente favorevole, anche se diciamo questo gratuito patrocinio così come sta funzionando sta in generale va cambiato, però è chiaro che bisogna garantire alle persone offese, viva Dio, gli stessi diritti dell'indagato.